riposo, facciamo anche un allenamento. Come vedete ho una sedia, l'allenamento di oggi sarà un allenamento di barre workout. Lo faremo con tutte e due le mani alla sbarra, ecco qui il motivo del nome di questo allenamento per oggi. Quindi cominciamo semplicemente a riscaldarci un attimo. Iniziamo con un riscaldamento che però si ispira sempre al barre workout. Inspiriamo, ci allunghiamo verso l'alto, espirando, piego le ginocchia, abbasso le braccia. Inspiro, espiro. Quando piego vado bene indietro con i glutei. Inspiro, attivo i glutei, espiro. E continuo. Inspiro, espiro. Salgo. E scendo, ultimo, inspiro, espiro, ultima volta, inspiro, espiro, lascio un attimo andare, adesso saliremo e scenderemo sugli avampiedi, sempre con le braccia, inspiro, espiro, apro bene le spalle, inspiro verso l'alto, espiro. Inspiro, quindi le braccia vanno un pochino indietro, inspiro, espiro, continuo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ultima volta, inspiro ed espiro e mi fermo. Allunghiamo i fianchi, inspiro, allungo un braccio, espiro, scendo, rimango, sguardo a terra. Ritorno in avanti, mi riporto su. Stessa cosa dall'altro lato. Inspiro, espiro. Continuo. Inspiro, torno su. Intreccio le dita delle mani, spingo braccia in avanti, testa in basso. Continuo a respirare, apro le scapole. Inspiro, mi allungo verso l'alto ed espiro, scendo giù. Ok, allora due mani alla sbarra. Quindi, se avete una sedia, qualsiasi appoggio anche un muretto, potete usarlo, tanto non serve che sia dell'altezza giusta. La cosa importante è fare i movimenti con il resto del corpo, le mani ci aiutano semplicemente nell'equilibrio. Iniziamo con il primo esercizio, inspirando. Sollevo gamba e coscia, scendo col busto, espiro, rito e continuo. Inspiro, espiro. Immaginate che il vostro corpo sia una forbice. Quindi se scendo, salgo con la gamba. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro e ultimo. Inspiro, espiro e ultima volta. Cambiamo lato, stessa cosa. Inspiro, espiro. E salgo e torno. Inspiro, espiro. E salgo e torno. Inspiro, espiro. E salgo. Ultimi due. Inspiro. Espiro e ultima volta. Continuiamo con tutte e due le mani alla sbarra. Adesso sollevo un ginocchio, mi porto leggermente in avanti e da qui muoverò solo questa gamba. Allungo indietro e piego. Sguardo neutro, quindi verso il basso, va benissimo. Tengo un pochino l'addome. Allungo e piego. Inspiro, espiro. Allungo e piego. Inspiro e ultimo. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro e ultimo. E cambio lato, stessa cosa. Vado un po' in avanti, piego il ginocchio e ricomincio. Inspiro, espiro, salgo e piego. Inspiro, espiro, salgo e piego. Inspiro, espiro,
salgo, ultimi due, inspiro, espiro, e ultima volta, ok, muoviamo un pochino la parte inferiore, quindi rimango con tutte e due le mani alla sbarra, ma sollevo i talloni, piego le ginocchia, faccio piccoli piegamenti, tengo l'addome, anche i glutei, indietro, lungo e rimango.
scivola seria, le braccia oltre lo schienale, se ho un muretto appoggerò i gomiti, vado indietro e allungo, posso anche piegare i gomiti se sono scomodo. E mi tiro di nuovo su, adesso schiena alla sedia, al muretto, mani in appoggio, vado piano piano in avanti, sguardo neutro, apro un pochino la parte anteriore, quando inspiro provo ad aprire bene il torace, a questo punto mi stacco dalla sedia, lascio andare tutto verso il basso. Su, srotolo e facciamo due respiri per concludere. Inspiro ed espiro. Ultimo, inspiro ed espiro. Perfetto. Quindi questo era il nostro barre workout. Due mani alla sedia. Vedrete probabilmente altre variazioni relative al barre workout nei prossimi giorni. Se volete provarlo, venite in Scienza Pane Torino e quindi lo vedrete dal vivo come workout completo. Intanto vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione.